Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di Juventus-Milan, una partita combattutissima, una delle partite più belle di quest'anno. Devo dire la verità che mi è piaciuta moltissimo, proprio come partita in generale, al di là di come si è giocata da parte nostra, da parte loro, molto molto bella e combattuta. Ok che i nomi in campo, forse del Milan, non sono tutti bellissimi, anche perché dobbiamo ancora conoscerli bene, ma è anche vero che ho, per fortuna, ancora una volta, percepito quell'atmosfera di Juventus-Milan degli anni, dei begli anni d'oro, quindi fino al 2012-2013. Detto questo, Juventus vince in casa per 4-0 con gol di Dybala, di Cuadrado, di Khedira e di Bonucci. 3-1, Bonucci è nell'altra squadra. 3-1 con i gol di quelli che ho detto. Bonucci che segna per il Milan. Facciamo prima un mini capitolo su Bonucci, nel senso che, al di là di quello che ho fatto all'inizio, Bonucci ha esultato. Bonucci è stato fischiato all'inizio fino a quando ha fatto gol. Ho trovato giustissima l'esultanza sua e sbagliatissimo per quanto mi riguarda i fischi a Bonucci. Perché? Perché c'è un discorso di coerenza di fondo da fare. Nel momento in cui te, per culi napoletani che fischiano Higuain, per culi fiorentini che fischiano Bernardeschi, o ti per culi da solo o taci. Cioè, fai indifferente, rendi muto lo stadio. Indifferenza, io, come ho detto nel video pre-partita, io ero d'accordo con indifferenza, cioè non applaudirlo nel momento in cui faccia qualcosa. Semplicemente uno dei tanti giocatori che gli avversari hanno, non è stato così, è stato fischiato ogni volta che prendeva il pallone, come è stato per Higuain a Napoli, come è stato per Bernardeschi da Fiorentina e per altri giocatori, penso Lichtsteiner con la Lazio, della Lichtsteiner poi ha fatto i cosi così. Però è una cosa che, una scena che non mi è piaciuta, perché da parte nostra io spero sempre che ci sia qualcosa di più degli altri, non per presunzione, ma perché se noi ci vantiamo tanto lo stile Juve, deve essere diverso qualche altra cosa che non è lo stile degli altri tifoserie. Non è stato così, mi è dispiaciuto moltissimo e quando ha risultato e segnato anche Bonucci, non ero felice perché la mia squadra era in difficoltà, ma per lui lo ero, perché secondo me Bonucci alla fine non ci ha fatto nulla di male. All'inizio eravamo delusi, più che era una delusione legata al fatto di andare al Milan, lasciare la Juventus, ma non come una mancanza di rispetto. Certo, ha detto delle cose magari, ha fatto intendere le cose non buonissime, è stato molto sul chi va là, perché comunque è andato a fare il capitano di una squadra avversaria e quindi non poteva per forza, di cosa secondo me anche dire, fare dichiarazioni d'amore dopo, insomma, per la Juve. Quindi, a dire di tutto, male, e quando è risultato ero felice per lui, non per la situazione, ma per lui perché in quel momento aveva ragione piena. Infatti l'ho applaudito, cioè, nel senso, sono rimasto, ok, Bonucci ha segnato, te lo meritavi perché per come è iniziata la partita e come i fischi, giustamente, la rivincita c'è un po', ce l'ha messo un po' nelle chiappe in quel momento, visto il pareggio momentaneo, appunto per questo. Poi noi abbiamo vinto e quindi Bonucci ha fatto la scelta sbagliata perché alla fine la Juve sta facendo ben altro. La Juventus, che però resta sopra il Napoli, dopo che il Napoli ci ha regalato un pareggio, nel senso che regalandocelo contro il Sassuolo, noi abbiamo sempre una speranza in più di raggiungere quella che è il nostro obiettivo, perché prendiamo altri due punti sopra. È una cosa molto buona, non bisogna fare errori, ma adesso il nostro campionato è difficilissimo perché c'è il Madrid di mezzo che romperà un po' le scatole, e quindi ragazzi non da mollare fino a quando la matematica non si dice ok, potete mollare. Detto questo, la partita brutta della Juve per fino a quando Allegri ha fatto i cambi. Ora, so Allegri sta fare un discorso, molti eravate sicuramente spazientiti per quello che avete visto il primo tempo, anch'io in parte, perché ho visto una brutta Juve anche come atteggiamento, non tanto atteggiamento dei singoli come se non avessero voglia, non è quell'atteggiamento che criticavo all'inizio stagione come di non c'ho voglia di giocare. Atteggiamento a livello tattico, erano molto molto arretrati. Ho visto male quel 3-5-2 perché non tanto per il 3-5-2 ma per gli interpreti che va a mettere. Purtroppo Barzagli non ne ha. E Lichtsteiner ha fatto una partita mezza eroica, nel senso che si è dato l'anima, però non neanche lui. Nel momento in cui tutto ciò succede e il centrocampo non girava, perché Piani ha giocato molto bene, ma Tudi non era moltissimo in forma oggi, che dirà oggi, poi facciamo un capitolo anche su che dirà, non era al top, ecco che la squadra è pressata indietro. Ho visto un Dybala e Higuain suntuosi, specie Dybala, gol a parte, ma ha fatto una prestazione suntuosa. Però ragazzi, 3-5-2 non funzionava con Conte quando correvano a mille tutti quanti, perché dicevamo spesso che sì, contro le squadre piccole andava bene, poi in Europa, in partite più importanti, è un equilibrio che perde in cui alcuni giocatori non rendono molto, Barzagli ad esempio.
Quindi quel 3-5-2 non l'ho visto bene, specialmente per tanti discorsi che mi hanno fatto su Douglas Costa in forma. Ecco che però Allegri qualche volta sembra un po' che voglia farsi del male. In realtà non è così, o forse è così, o è consapevole di questa cosa qua, ma è più un discorso di dare un'illusione agli avversari di fare qualcosa di diverso, cioè che la Juve stia soffrendo veramente. La Juve ha sofferto, perché ha sofferto molto. 1-1, poi arriva il 2-1, che arriva il 2-1 con i cambi, con Cuadrado. Da quando Douglas Costa è entrato in campo, quindi all'inizio del secondo tempo, la Juventus ha giocato sempre in crescita e ha fatto un secondo tempo totalmente diverso dal primo, molto buono. Gli stessi interpreti che abbiamo criticato al primo tempo, penso a Khedira, e qua però apriamo quindi il capitolo Khedira, ha giocato una partita sontuosa, praticamente cioè, da quando ha fatto quel take, ha fatto un take bellissimo, ha fatto tre cose giuste Khedira oggi, tre giuste che ci hanno fatto vincere la partita. Un take con il recupero contropiede, poi ha fatto un assist per Cuadrado, di sinistro, di cross, quindi praticamente ha crossato Khedira, che è l'unico che non sa crossare, ha crossato, e ha fatto un gol davvero esperto, perché ha fatto un gol molto bello, peccando l'angolino giusto, tante volte uno fa una cosa sbagliata, ha fatto tre cose necessarie, fondamentali, che siamo invece l'ha fatto vincere la partita, specialmente l'assist e il gol. Lo stesso Khedira che ha giocato, è stato il peggiore in campo nel primo tempo, è stato il migliore in campo nel secondo, paradossalmente, perché cioè, un assist e un gol hai vinto la partita. Qui Allegri è stato bravo, secondo me, a mantenere Khedira in campo. Inizialmente era un po' lo scettico, quando ha detto, cavolo, mi toglie Pjanic, mi toglie Matuidi, mi lascia quella Khedira, perché? E poi ho capito perché, evidentemente, perché quando ha visto che evidentemente c'è una reazione della squadra con Douglas Costa già, mette Cuadrado, che intanto ritorna, bentornato qua, e cambia tutto. Cambia tutto e Khedira che giocava male, gioca bene. Pjanic ha giocato sempre bene, secondo me, mi è piaciuto molto. Però il migliore in campo per me resta Dybala, perché Dybala oggi ha fatto una partita molto molto intelligente, molto molto da persona esperta. È una cosa rara, nel senso che Dybala ci ha abituato a tante cose, ma sta facendo un filone di continuità molto interessante da qualche partita a sta parte. La mancata convocazione nazionale gli è servito perché gli ha dato maggiori motivazioni per noi e l'ha fatto riposare. Quindi benissimo. Non mi sento quindi alla fine di questo percorso di dare un'insufficienza a qualcuno, perché che dire che è insufficiente nel primo tempo è pienamente sufficiente nel secondo, quindi alla fine prenderà un 6-6,5, nel senso che bilancio un po' le cose. Però il secondo tempo deve essere veramente uno spunto di motivazione per quella che è la partita di martedì. Io spesso sono d'accordo che anche nel caso in cui invece ho portato a casa un risultato più rosicato, cioè nel senso un po' più avevo raggiunto la vittoria con difficoltà, però abbiamo visto molte cose buone nel secondo tempo. Ecco il momento in cui, nel momento in cui talvolta fai male prima di una Champions, non mi faccio mai problemi, perché so che molte volte si reagisce molto meglio in Champions. È successo tante volte, abbiamo perso la partita prima e poi ho fatto le partite contro il Chelsea, contro il Real, ricordate anni fa. Ecco, però ovviamente quando vinci in questo modo le motivazioni sono sicuramente buone, ecco. E la Juventus sa che non deve sopravvalutare nessuno, anzi sottovalutare, scusate, e specialmente il Real Madrid. Quindi questa partita è servita per imparare dagli errori che dobbiamo eliminare. Perché quell'atteggiamento difensivo che abbiamo visto, soprattutto in certi atteggiamenti iniziali, ti penalizza con Real, perché Andre Silva, al posto di Andre Silva avrai Ronaldo, al posto di Suso avrai Bale, cioè insomma hai giocatori che sono un po' diversi, quindi là le prendi di sicuro. Siamo in casa e quindi non è un bene, secondo me, perché averli in casa l'ultimo è meglio. Non dobbiamo subire gol, quindi attenzione, perché ho già visto anche tanti errori banali, quelli che ci portano a subire gol. Quindi ragazzi, attenzione. Perché oggi sì, il Milan ci ha fatto un po' faticare, è vero che magari c'è anche un po' di risparmio energetico, Allegri ha un po' sbagliato all'inizio come vedere in campo i giocatori, però ragazzi, attenzione. Bene così, il campionato non è finito, c'è ancora molto da fare, non dobbiamo perdere punti come abbiamo fatto contro la Spal, e il prossimo è il Benevento, quindi attenzione che il Benevento l'andata ci ha fatto penare, e qui non devo ripetere questa cosa, soprattutto perché tante volte uno un po' si molla un po' dopo una partita, un filone di partite Milan e Real, e poi col Benevento magari fare la partita più brutta delle tre. Quindi ragazzi, attenzione, perché gli errori sono dietro l'angolo e non dobbiamo sbagliare niente. Abbiamo qualche partita ancora, perché lo scudetto ormai potrebbe già definirsi nelle prossime 5 partite. Non vediamo l'app di quello che fa, ma potrebbe essere una soluzione. Non mancano tante partite, ma ne mancano importanti, con squadre che ci faranno penale di sicuro. Forza Juve come sempre, ci vediamo credo domani, o beh, ci vediamo in ogni caso, vi dico tramite pagine. Forza Juve e alla prossima. Paura, paura, paura.